Io credo che il primo pluralismo che questo partito deve realizzare, oltre che al suo interno, ovvio, sia quello con la società italiana, con tante piazze, quelle dei precari, quelle dei lavoratori, quelle delle imprese che si rimboccano le maniche, non ce la fanno ma vogliono farcela, tante partite IVA, tante commercianti, tanti artigiani. Se il Partito Democratico eserciterà ogni giorno questo rapporto con la società, con tutta quella che ha voglia di guardare al futuro, pensiamo al PNRR e alla ricostruzione in Emilia. Che prateria c'è di lavoro e di impegno per i lavoratori, per la scienza, ma per le imprese che ricostruiscono. Il PD deve parlare a questo paese. La domanda, ha fatto bene o ha fatto male Liechtenstein ad andare sabato alla manifestazione dei Movimenti 5 Stelle? Ma guardi, secondo me ha fatto bene a interloquire con una forza che in quel momento, non con le buttate di Grillo, francamente del tutto fuori luogo, ma a interloquire su un tema che quella piazza proponeva, la lotta al precariato. Se domani Calenda, dico per dire, facesse un'iniziativa sui temi del salario minimo, è bene che la Schlein vada lì, così come va e è andata nelle piazze della CGIL e CISL UIL. Qualcuno ha detto che forse doveva informarsi su quali erano gli interventi da fare. Vabbè, però il tema era molto chiaro, anche a chi non era lontano. Io quel giorno ero a Bologna, un'iniziativa, e sapevo che era un'iniziativa contro il lavoro precario. Quindi il PD è giusto che sia contro il lavoro precario, ma come, e anche per la crescita. Insomma, questo voglio dire. Quindi io mi auguro che oggi, sono convinto anzi, che la riunione della direzione finirà meglio di come i giornali oggi l'hanno presentata. Però che siano arrivate delle piogge di critiche interne al PD, è vero. Cosa sta facendo la minoranza? Provo già a indebolire la segretaria? Ma non credo, non è interesse di nessuno indebolire la segretaria, perché indebolire la segretaria che ha vinto le primarie significa indebolire tutti noi, tutto il PD. Grazie.